Buonasera, domani dovrebbe essere il giorno del cambio d'appalto in prefettura per la raccolta dei rifiuti ad Imperia, con il passaggio delle competenze tra Tradeco e dalla Tradeco alla Tecnoservice. Il condizionale però rimane d'obbligo in quanto sono molte le incognite evidenziate anche dai sindacati di categorie particolari e non servizi. Nella giornata di domani dovrebbe avvenire il cambio ufficiale dell'appalto per la raccolta dei rifiuti ad Imperia. In prefettura dovrebbe infatti avvenire il passaggio delle competenze dalla Tradeco di Altamura alla Tecnoservice di Pio Sasco, ma il condizionale rimane d'obbligo in quanto sono molte le incertezze evidenziate anche dai sindacati di categoria. I rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e FIADEL si dicono molto preoccupati intanto perché non sanno nulla di preciso dell'incontro di domani e poi perché a quanto risulta loro la Tecnoservi non avrebbe ancora né i cantieri né gli automezzi per garantire l'importante servizio. Inoltre non si sa ancora niente di preciso nemmeno per quanto riguarda le assunzioni dei lavoratori che dovrebbero essere trasferite da una ditta all'altra. Il sindaco Carlo Capacci punta ad avere il nuovo servizio operativo già a partire da lunedì prossimo, ma i tempi sembrano essere troppo stretti per riuscire a risolvere i grossi problemi ancora aperti sul tavolo, fra cui la sostituzione di tutti i cassonetti dei rifiuti imposta dal comune alla Tecnoservice. Tutto questo senza contare che la Tecnoservice, nel Savonese dove già opera, ha avuto a che fare con scioperi del personale per ritardato pagamento degli stipendi, proprio come accaduto nei mesi scorsi ad Imperia con la Tradeco. Due cittadini italiani di 21 e 42 anni sono stati arrestati a Genova dalla polizia nell'ambito delle indagini sulle truffe agli anziani. I due sono stati fermati in via delle Campanule da una pattuglia. Sono stati trovati in possesso di refurtiva riconducibili ad una truffa perpetrata poco prima nella zona di San Fruttuoso. Delia Bucarelli, dirigente delle Volanti di Genova, ha colto l'occasione per evidenziare le tecniche usate dai malviventi e mettere in guardia soprattutto le persone più anziane. Vediamo. Due arrestati si sono spacciati per operai di una società di idraulica, quindi per idraulici, e avevano raccontato alla signora che c'era una perdita d'acqua nel condominio e pertanto avrebbero dovuto verificare che questa perdita non provenisse dal suo appartamento. Quindi con modi molto gentili e cordiali, tanto che addirittura le hanno portato il sacchetto della spesa dal portone fino all'appartamento e sono riusciti a carpire la fiducia della signora e quindi sono entrati all'interno dell'appartamento. Un caso classico, così come quello di raccontare che all'interno dello stabile c'è stato un furto e di verificare se i beni, quindi i propri gioielli, i propri soldi, sono ancora al posto dove la signora, dove gli anziani li custodiscono. In questo modo si fanno dire quali sono i nascondigli e da soli o aiutandosi con altri complici poi sottraggono gli oggetti di valore. In questo caso i nostri arrestati hanno addirittura ha fatto sfilare alla signora gli oggetti d'oro che aveva addosso in quel momento. E forse proprio questo è stato il dettaglio che ha insospettito la signora e ci ha allertato. Stanno emergendo nuovi modelli di truffa agli anziani. Più o meno sono sempre le solite scuse, molto diffusa questa del furto in appartamento perché giustifica la possibilità di visionare i gioielli e di far controllare alle persone se ancora i loro averi sono al loro posto. E poi la metodologia per entrare all'interno degli appartamenti e per carpire come dire, la fiducia può essere di vari tipi, tipo pagare un risarcimento di un'assicurazione, effettuare dei lavori, la visura del gas, del contatore del gas o dell'energia elettrica. Insomma, sono più o meno i soliti modi che abbiamo già ampiamente descritto quando facciamo le nostre campagne di prevenzione. Voltiamo pagina, ogni giorno ci sono persone ed anche animali che vegliano sulla nostra sicurezza. È il caso del reparto cinofili dei carabinieri di Villanova d'Albenga, che fra le altre cose opera a stretto contatto con il reparto artificieri di Genova. Domani sera, a microfono aperto, in onda alle 21 su Imperia TV, si occuperà proprio di queste eccezionali persone e dei loro colleghi a quattro zampe. Vediamo un'anticipazione. Siamo all'interno dell'aeroporto di Villanova d'Albenga, insieme a noi c'è il maresciallo Roberto Gambaudo che è il responsabile del nucleo cinofili dei carabinieri che distanza proprio qui a pochi metri dall'aeroporto. Ecco, maresciallo, un lavoro importante, quello dei cinofili, carabinieri a quattro zampe, altre volte li abbiamo definiti, perché sono veramente animali meravigliosi, addestrati per quante specialità?
Beh, noi i nostri sono addestrati per tre specialità. Ecco, oggi vedremo i cani addestrati per la ricerca di armi ed esplosivi e poi abbiamo i cani abilitati alla ricerca di sostanze stupefacenti e il cane per la ricerca di persone e da polizia, ecco, per l'ordine pubblico. Le soddisfazioni a lavorare con Flash, mi sembra che abbiate un'affinità splendida. Tantissime, sono 9 anni che lavoriamo insieme, spero duri tanto a lungo. Siete proprio colleghi a tutti gli effetti, amici? Amici, colleghi e soprattutto il mio cane. Il mio cane. Quindi dopo la pensione Flash dove va? Sicuramente con me, continuerà con me la sua pensione, la sua vecchiaia. Insomma nasce una grande affinità, nasce un affetto vero, sincero diciamo. Affinità, rapporto sincero. Amicizia, gioco, serenità. Quindi ci sarà anche, come dire, un po' di malincuore a cambiare cane, a doverne, perché per il lavoro quando lui andrà in pensione lei dovrà sicuramente averne un altro di fianco. Sicuramente avrò un altro compagno a quattro zampe al mio fianco, lui sarà insostituibile, unico. Cercheremo di lo diventerà anche l'altro insostituibile. Cercheremo di instaurare un nuovo rapporto di amicizia, serenità, di gioco con il futuro compagno. È una scelta un po' particolare quella di fare l'artificiere dal punto di vista di rischio. Sicuramente è una scelta particolare, bisogna avere tanto rispetto nei confronti dell'esplosivo, diciamo di queste trappole che purtroppo viviamo in un'epoca dove bisogna difenderci da queste insidie. Diciamo. Insomma, nonostante l'esperienza anche voi vi approcciate sempre con il giusto grado di diffidenza. La sicurezza viene prima di tutto, infatti prima di effettuare l'intervento, cioè noi ci dobbiamo accertare fino all'inverosimile che l'area sia totalmente sgombra da persone. Poi se salta l'ordigno, pazienza, le case si ricostruiscono, le macchine si ricomprano, la strada. Gli artificieri no, però quindi è un po' più difficile. La Confartigianato della Liguria ha incontrato l'assessore regionale alla pianificazione territoriale, edilizia ed urbanistica Marco Scaiola. Al centro del confronto la semplificazione burocratica per i settori dell'edilizia e dei balneari. Fra i temi dell'incontro anche la direttiva Bolkestein e la rivisitazione nelle linee guida anche per le spiagge libere e attrezzate. Scaiola ha assicurato la piena disponibilità ad un confronto continuo con l'associazione sulle problematiche del comparto, sottolineando che la partita della riqualificazione urbana e territoriale si gioca anche con il supporto dell'artigianato e delle microimprese. La cronaca per il prossimo 19 ottobre davanti al GUP di Imperia Laura Russo si terrà l'udienza preliminare relativa all'inchiesta che vede il sindaco Carlo Capacci indagato per frode fiscale nella sua veste di amministratore delegato della Uno Communication. Secondo l'accusa, la società di Capacci avrebbe consentito a 2 ditte fornitrici di traffico telefonico di evadere IVA per circa 2 milioni di euro attraverso l'emissione di false fatture. Un'ipotesi fortemente smentita dai difensori di Carlo Capacci. Nella tarda serata di ieri un autista della Riviera Trasporti è stato costretto a chiamare polizia e carabinieri per riportare la calma su un bus in transito in Piazza Dante. A bordo del mezzo pubblico infatti erano salite una 60ina di ragazzini ubriachi, per la maggior parte minorenni, che stavano facendo schiamazzi. Gli agenti sul bus hanno trovato numerose bottiglie di birra e di superalcolici. Dopo aver riportato la calma fra i ragazzi, gli stessi sono saliti su un altro bus per dirigersi verso Savona. Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in zona Valloni e San Pietro di Sanremo, che ha interessato un ettaro di macchia mediterranea. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il corpo forestale e protezione civile. Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni non distanti dalla zona, ma non è stato comunque necessario fare evacuare le famiglie. Sul posto anche un elicottero, visto che la zona molto impervia. Ennesimo furto ai danni di scuole imperiesi. Questa volta i ladri hanno messo a segno il quarto colpo nell'arco di un mese ai danni dell'istituto Ruffini. I ladri hanno scassinato un distributore di bevande per rubare pochi spiccioli che conteneva. Facciamo una breve pausa, ci sentiamo subito dopo. We'll be right back.
Serie di cantieri a Sanremo per lavori di asfaltatura e conseguenti disagi per automobilisti, cittadini e turisti. Con la stagione estiva che sta entrando nel vivo, il traffico rallenta nei punti strategici ed anche nei pressi dell'ospedale. Servizio. Sanremo in questi giorni è un cantiere a cielo aperto. La serie di interventi interessa l'asfaltatura nella zona di via Giovanni Boria, lavori iniziati ieri e che si protrarranno fino a venerdì, a senso unico alternato con divieto di sosta. Nell'arteria tra il parcheggio e l'ospedale, all'altezza del civico 68, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata e il divieto di transito per consentire in sicurezza appunto i lavori. Le disposizioni dell'ordinanza emessa dall'amministrazione comunale sono rese note mediante segnali stradali mobili posizionati sul tratto di strada interessato dagli interventi. In via Roma, invece, nei pressi delle poste, il cantiere è stato allestito per i lavori di messa in sicurezza del San Francesco. Ciò nelle ore di punta provoca ovviamente disagi al traffico. Interventi, questi assolutamente fondamentali, che non potevano essere rimandati a causa della scadenza di fine anno. La non realizzazione comportava di fatto la perdita di 1,5 milioni di fondi europei, con ovviamente la pesante ricaduta sulle tasche dei sanremesi. Il termine dei lavori in questo lotto è previsto per il 29 luglio. Dalle ore 7 del 27 luglio e dalle ore 20 del 31 verrà invece attivato un senso unico alternato regolato da semaforo anche in via Pietro Agosti per il ripristino della sede stradale da parte di Alpitel. Torniamo alla cronaca. I carabinieri del nucleo radiomobile di Imperia la scorsa notte hanno arrestato un ragazzo di 27 anni pregiudicato. Il 27enne è stato infatti sorpreso mentre cercava di forzare l'ingresso di un cantiere. Come se non bastasse, i militari si sono anche accorti che l'auto sulla quale viaggiava era stata rubata poco prima ad un loro collega che l'aveva appena parcheggiata sotto casa. Certi episodi di cronaca, anche di piccola entità, sono sintomatici della totale mancanza di rispetto e di umanità da parte di chi li commette. È il caso, ad esempio, del furto di alcuni giocattoli che erano stati lasciati sulla tomba di un bambino morto a soli 18 mesi nel cimitero sanremese di Valle Armea. Un furto di oggetti del valore di pochi euro, che racchiude però un segno di incredibile crudeltà da parte degli autori, che naturalmente sono ignoti. Ora ci occupiamo dell'autofiori, poi del quadro meteo. Non si incontrano cantieri sull'autostrada dei Fiori nel tratto Savona confine di Stato per permettere una maggiore scorrevolezza al traffico dei vacanzieri che scelgono la nostra regione per le loro vacanze e al traffico consueto del fine settimana. Chi si mette in viaggio può avere informazioni utili attraverso i pannelli a messaggio variabile dislocati su tutto il percorso e che segnalano in tempo reale eventuali ostacoli alla circolazione. Ricordiamo che l'Autofiori dispone di personale di pattugliamento e di pronto intervento che opera in sinergia con la Polizia Stradale durante tutte le 24 ore giornaliere per la gestione di ogni tipo di emergenza. A chi si mette in viaggio si raccomanda comunque la massima attenzione e prudenza. Vediamo allora le previsioni del tempo con ARPAL Meteo Liguria. Le previsioni per domani, venerdì 24 luglio. Sarà una giornata soleggiata e calda con maggiore ventilazione per fine giornata legata all'ingresso di correnti sud-occidentali. Addensamenti in aumento interno e possibilità di qualche temporale o rovescio. Umidità su valori medi, venti deboli variabili o regime di brezza in orientamento da sud-ovest al largo del Golfo con rinforzi serali anche sotto costa ponente. Il mare da poco localmente mosso da sud-ovest. La protezione civile segnala il permanere ancora di un elevato disagio per il caldo. Dopodomani, sabato 25 luglio, giornata all'insegna della spiccata variabilità. Possibilità di rovescio temporali sparsi, anche localmente forti. Umidità su valori alti, i venti rinforzo da sud-ovest fino a moderati, in rotazione da nord in serata su centro e ponente. Il mare in aumento fino a molto mosso. La protezione civile segnala possibili temporali forti e disagio per il caldo. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento alle prossime edizioni, se volete sul nostro sito imperiatv.it. Grazie per l'ascolto, buona serata.